Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione flash di Futura. La cronaca in primo piano, la squadra mobile di Catania su disposizione della Procura e della Direzione Distrettuale Antimafia con la collaborazione del commissariato di Adrano ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone già detenute accusate di avere partecipato al duplice omicidio di Alfio Neri e Francesco Rosano, uccisi in 2 distinti agguati compiuti nel 2008 ad Adrano. I 4 già detenuti per altri reati sono ritenuti esponenti di spicco del gruppo criminale Sant'Angelo Taccuni di Adrano, considerato una cellula del clan catanese Santa Paola Ercolano. Scoperti e sequestrati diversi allevamenti abusivi di bestiame nel catanese, i carabinieri del NAS di Catania hanno effettuato diversi controlli nella provincia etnea, dai quali è emerso che i bovini non erano mai stati sottoposti ad alcuna profilassi sanitaria e non risultavano registrati nelle prescritte banche dati, pertanto considerati potenzialmente infetti. Sotto indagine anche un ambulatorio veterinario privato accusato di aver venduto sotto banco farmaci per uso veterinario che gli allevatori somministravano agli animali senza alcuna prescrizione medica. Nel corso di un'operazione condotta nei pressi dell'area terminal bus di Catania, militari della Guardia di Finanza hanno individuato all'interno di un esercizio commerciale riconducibile ad un cittadino cinese un magazzino che conteneva diverse migliaia di articoli contraffatti destinati in particolare ai bambini, circa 60.000 articoli raffiguranti noti personaggi di cartoni animati, il cui valore di mercato, se posti in vendita, avrebbe fruttato al titolare oltre 100.000 euro. Se non torni con me ti faccio finire come quella di cui stanno parlando in televisione, la minaccia riferita alla sua ex compagna con un chiaro richiamo al drammatico omicidio di Giulia Cecchettin fatta da un 64enne di Priolo Gargallo in provincia di Siracusa che è stato arrestato dalla polizia. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare domiciliari con uso del braccialetto elettronico per atti persecutori emessa dal GIP di Siracusa su richiesta della locale procura. Il provvedimento restrittivo è stato emesso pochi giorni dopo la denuncia della vittima che riferiva di aggressioni verbali, pedinamenti e molestie cui era stata sottoposta dall'uomo. E in chiusura lo sport. 2 atlete della polisportiva canottieri Catania, Flavia Landolina e Anna Esposito, sono state premiate con la medaglia di bronzo CONI per il valore atletico. Un prestigioso riconoscimento per le due poliste del club del Circolo Canoa Catania e della Nazionale di Canoa Polo. Le atlete sono state premiate per il grande valore sportivo espresso in questi anni, in cui hanno conquistato numerosi scudetti, la Coppa Italia e la Champions League vinta a Belfast. È tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione flash di Futura.